particolare, abbiamo il piacere di fare una chiacchierata anche in video con Tommy Mazzara. Ciro. Ciao, no, innanzitutto spieghiamo. Ciao Tommy, ci sei? Ciao, ciao Eccolo. ragazzi, buon Nella, pomeriggio a vedo tutti. un classico scenario londinese dietro di te. Sì, è un classico Anche per scenario le nuvole che del incombono. Bacio Pomeriggino. Sì, proprio lo stereotipo di Londra Confermato, che abbiamo proprio lui. imparato. Sì. Confermato. Vabbè, innanzitutto spieghiamo cos'è la Lega del Partenope. Se sbaglio qualcosa mi correggi, Tommy. È una squadra creata da napoletani. Penso tutti i napoletani o quasi tutti, e che è nata durante l'anno dello scudetto del Napoli dalla visione fatta insieme delle gare degli azzurri, no? C'è la passione comune per il Napoli. Avete creato una squadra che disputa un campionato proprio dilettantistico in Inghilterra e mi sembra siete anche primi in classifica in questo momento, giusto? Allora, sì, tutto giusto. Siamo una squadra nata dall'amore per il Napoli. Abbiamo visto tutto il campionato di Spalletti insieme, soprattutto le ultime partite. Abbiamo festeggiato a Trafalgar Square e da lì è nata l'idea di creare una squadra di calcio che militasse, insomma, nel campionato inglese. E siamo sulla stessa piramide della FA. E sì, quest'anno, l'anno scorso siamo arrivati terzi con una squadra fatta all'80% da giocatori napoletani. Quest'anno il numero dei napoletani è un po' più basso, siamo più o meno al 50% di napoletani in squadra. E sì, abbiamo vinto le due prime partite di campionato, siamo primi in classifica. Beh, scatta l'applauso, è partito l'applauso virtuale qui dallo È studio. partito un applauso. Sì, ragazzi, è veramente una cosa interessante perché oltre ad unire, insomma, noi ragazzi qua napoletani a Londra non esisteva una comunità vera napoletana, esisteva ma era un po' sparsa. Oggi con la Real Partenope siamo riusciti a combinare un po' di cose tra il calcio, l'amicizia, sono nati un bel po' di cose grazie allo scudetto del Napoli. Quindi si sapeva che qualcosa di grande sarebbe successo ed ecco qua, una squadra napoletana direttamente a Londra, Sì, ragazzi. ti dico, confermo questa storia che Londra ha tanti napoletani ma un po' sparpagliati, perché io mi ricordo ero in vacanza a Londra, non so, tra Napoli e Elfsborg, un po' di anni fa, la prima partita in Ok. Europa Cavani, Cavani. dopo l'Intertoto del 2010, mi sembra fosse, e andai, c'era, vabbè, c'è il famoso Da Maria che unisce tanti napoletani, e c'era un posto dove ho visto quella partita con altri tifosi del Napoli, però ce n'erano più di uno, diciamo, in cui era possibile vederla. E poi se ci Sì, ce ne chiarisci il campionato qual è, come funziona, magari perché sai, in Italia c'è eccellenza, promozioni, ma categoria, se un po' facciamo il corrispettivo con l'Italia. Allora, il corrispettivo è, diciamo che è un po' complicato da fare un paragone, però comunque siamo più o meno una prima categoria italiana, però ovviamente è fatta in una maniera molto più professionale. Noi sul campo abbiamo gli arbitri della FA, ok? La nostra lega si chiama Barnet League e militiamo nella zona nord di Londra, perché Londra è divisa, essendo molto grande come città, è divisa in neighbor, in comuni, quindi abbiamo nord, sud-est e ci sono tante Sunday League. Questa Sunday League in particolare è una delle poche che è sulla stessa piramide dell'FA. Facciamo un paradosso. Paradossalmente, se dovessimo vincere il campionato ogni anno per 27 anni, fra 27 anni vedrete Royal Partenope contro il Manchester City. Nel Possiamo caso giocare in Premier League. organizziamo un documentario su questa. Ma già si è arrivati in Ci vogliono Championship la 27 prossima. anni, prepariamoci. Nel 2000 e quant'è? 40, No, no, 51. non fatemi fare operazioni Nel matematiche. 2051 potremo vedere uno scenario del genere. Qua io ho una domanda importantissima, fondamentale. Qual è il simbolo della Royal Partenope? Qual è il logo della Royal Partenope? Come è Ce lo fai fatto? Il vedere, logo della Tommy, se Royal ce l'hai Partenope è lì. proprio la partita, ce l'abbiamo qua. Qua abbiamo la maglia della nuova stagione, bella fresca, appena Ce arrivata la fai la vedere? maglia Fai fresca. vedere la maglia, Tra dai. l'altro, come il Napoli vero, nella nostra squadra nessuno indossa la numero 10. Bella Wow. questa. No, grande. Però ce l'abbiamo qui, insomma. Tra Eccola l'altro con qua. marchio Ma tecnico Campano. esatto, e questa qui è il logo che rappresenta appunto la sirena Partenope a due Bellissimo, sure. veramente. Cure, con una corona, diciamo, royal, quindi reale, London Estimated 2023. E poi ovviamente i vari sponsor che ci supportano ogni anno e sponsor prettamente napoletani, e attenzione, tutti i brand napoletani. Bello.
È una bellissima iniziativa. Quindi l'anatra, la squadra, sono tutte aziende napoletane che ci supportano, anche dall'Italia quest'anno, non sono soltanto aziende locali, anche aziende italiane che lavorano in Italia hanno deciso di supportarci. Quindi l'anatra che è sulla camicia non c'entra niente? L'anatra che è sulla camicia, no, perché mi era piaciuta moltissimo. No, in realtà no, è soltanto una camicia mia, questo qua è perché oggi ero in borghese, però questo qui è il logo originale. Senti Tommy, ti voglio fare un'altra domanda, sono curioso di una cosa. Quando vi affrontano gli inglesi, ecco, che pensano? Oh, oggi sono la squadra napoletana, io sono i napoletani. E allora, Royal Partenope. Allora, proprio ieri, diciamo che proprio ieri abbiamo avuto dei complimenti alla squadra avversaria. No, ieri è lunedì, oggi è martedì, quindi domenica mattina i ragazzi si sono complimentati, a parte per il colore della maglia azzurra che è subito riconoscibile, ma soprattutto per il logo del Vesuvio, e quindi che abbiamo qui, e quindi ecco, è stato subito riconosciuto il fatto che apparteniamo a una squadra napoletana. Loro conoscono il Napoli, dopo ovviamente sanno bene quello che ha fatto il Napoli con Spalletti, quindi dopo quello tanti inglesi si sono innamorati un po' di più del Napoli, e quindi anche la squadra nostra piace molto di più. Comunque ci hanno complimentato sia per il colore delle maglie sia per l'iniziativa, perché non esistono tante squadre che rappresentano una squadra di Serie A o una squadra di Premier League. La maggior parte delle squadre qui rappresentano dei piccoli comuni. Faccio un esempio: Finchley c'è la squadra del Finchley, Maswell Hill c'è la squadra del Maswell Hill. Noi non rappresentiamo nessuno, no? Siamo sparsi un po' in tutta Europa, siamo una squadra che rappresenta un po' tutti i napoletani emigrati all'estero. Ma avete mai parlato con qualche magari altri napoletani che possono pensare di fare la stessa cosa, per come ho girato l'Europa nelle partite del Napoli in Champions e in Europa League? Penso che almeno altri 5-6 città possono fare una cosa del genere. Madrid, Berlino, ne avete mai parlato? Mi è mai capitato? Sì, no, è una cosa che potrebbero fare tutti. Ovviamente non è facile, perché comunque mettere su un gruppo così e fare selezioni, ovviamente io spero che ogni città possa avere la propria piccola squadra napoletana, però è comunque un percorso abbastanza tortuoso e complicato mettere su una squadra che di ragazzi che comunque lavorano, che non fanno questo di mestiere, quindi è una bella sfida da affrontare, e spero che ogni città possa avere la propria piccola squadra che rappresenta Napoli nel mondo, assolutamente sì. Ci racconti la parte iniziale, no, del percorso, come avete fatto a scegliere i giocatori? Come si fa scouting? Smettono degli annunci? Sì, vabbè, a parte che ci abbiamo ragazzi di squadra che comunque sono molto preparati, ci abbiamo l'allenatore Antonio Barattolo, che comunque lui già allenava i Pulcini del Tottenham e quindi ha abbracciato questo progetto a 360 gradi. Poi abbiamo tanti ragazzi che sono ex giocatori, che erano trasferiti qua, che avevano un po' abbandonato il mondo del calcio e quindi si sono sentiti un po' rinati, no? Ragazzi di 30-40 anni a dover scegliere fra questi ragazzini era proprio una sfida personale. Calcola che nelle prime selezioni si sono presentati in 70 ragazzi napoletani. Poi abbiamo fatto un po' di, insomma, abbiamo cominciato a fare i provini, roba varia, abbiamo tagliato un po' e ovviamente abbiamo dovuto allargare in cerchio. Quindi da napoletani siamo passati anche a italiani, perché comunque era un po' complicato trovare 20-25 giocatori di buon livello che potessero affrontare la Sunday League. Ci avete messo lo straniero. Adesso sì, quest'anno abbiamo ragazzi un ragazzo giapponese che ha visitato anche Napoli. Diciamo che ci sono anche delle piccole postille. Il ragazzo giapponese parla con voi, Tommy. Faremo un altro collegamento. Ci devi portare il ragazzo giapponese. Cioè, magari organizziamo. Voi ogni domenica potete vedere la partita live su Vio. Vi consiglio di vedere, che potete anche vedere gli highlights della partita scorsa. Dove? Come si possono vedere? È un fenomeno. Questo è importante. Dove si possono vedere? Allora, esiste un'applicazione, si chiama Bio Live, ok? Se vedete sui nostri social della Royal Partenope, c'è tutte le indicazioni su come fare nelle storie in evidenza. Si scarica un'applicazione, si segue la Royal Partenope, da lì è come vedere la partita in TV. Cioè, la realtà è che il mondo inglese è avanti sui diritti televisivi anche nelle categorie inferiori. Cioè, è un sistema che poi dici, perché i primi due campionati più visti al mondo sono la Premier League e la Championship. C'è la Championship più vista della Serie A, della Bundesliga, ma di milioni, non spieghi il perché. Sì. Qua ancora non si è capito dove si vedono le partite del Napoli.
Cioè, sì, ragazzi, vi dico, diciamo che siamo nati da poco. Domenica scorsa abbiamo fatto 110 persone in live, quindi è interessante vedere che un po' tutti si interessano a questa cosa. Quindi avere 110 supporter da qualsiasi parte del mondo è emozionante, anche perché i ragazzi si sentono fieri, è come se fosse in TV, no? Comunque il prossimo collegamento, magari anche registrato, lo faremo con voi dal campo e tu che intervisti per noi il giapponese. Ci fai il bordocampista. Il nostro rinforzo. Sì, ragazzi, con molto piacere. Molto piacere. Il giapponese è fenomenale. Cioè, il fatto che ha abbracciato questo progetto napoletano, ma lui dall'altra parte del mondo. Poi abbiamo fatto una presentazione sui social in stile Dragon Ball. Ah, bellissima. Cioè, Tommy, per dirla come dicono quelli bravi, più o meno per dirla come, come i professionisti, state proprio parian, cioè nel senso, cioè, sì, vi state proprio divertendo, state parian. Sì, sì, cioè, ci stiamo divertendo, sì. Ma poi si è creata una comunità, i ragazzi spesso è difficile riuscire a unire un po' di persone insieme, è una città troppo grande, incontrarsi già è complicato. Immagina se i ragazzi ogni domenica hanno già una scusa per uscire e stare insieme a tanti altri ragazzi della stessa città. È una cosa non facile, qua. A volte chiami l'amico, vuoi uscire il sabato sera, ci sono 40 minuti di metro. Noi abbiamo un appuntamento fisso ogni domenica, partita, si esce insieme, si va a mangiare e ci si diverte, insomma. Quindi è anche uno sprono in più il fatto che Londra è una città che ti fa sentire un po' solo, no? Per quanto può essere così grande, così piena di gente. Questo ha unito tantissime persone, da giocatori, direttori, tifosi, è qualcosa di incredibile. Ti chiedo due cose. Innanzitutto, se da persone che vivete a Londra, da quando Conte è arrivato al Napoli, ex Chelsea, ex Tottenham, se gli inglesi vi dicono qualcosa, e se state continuando a vedere le partite del Napoli insieme anche con questa avventura. Allora, ovviamente le partite del Napoli fino a 2 anni fa le vedevamo spesso da soli, o al massimo andavamo al club più vicino. Ora le partite le vediamo sempre insieme, siamo minimo ogni domenica, siamo almeno 10-12 persone che la guardiamo insieme. Questo è già qualcosa di incredibile. Conte a Londra è visto un po' come... è amato, dai. Nel campionato inglese piace un po' a tutti, quindi anche questo fa bene anche all'occhio insomma, gli inglesi verso i napoletani, no? Anche per la Real Partenope è importante avere un coach come Conte. Ed è importante anche, Tommy, è importante anche avere i supporters, perché tra chi ci segue c'è Vincent Ferri che ci scrive: io seguo la Royal Partenope, è uno spettacolo quello che avete creato a Londra, quindi ti fanno anche i complimenti. Lo conosci, Vincent? Vincent è uno dei ragazzi che è cresciuto con la Royal Partenope, perché lui aveva una pizzeria e tutte le domeniche prima che si creasse insomma la Royal Partenope è stato uno di quelli che ha cominciato a unire i napoletani a vedere insomma le partite. Vincent, Domenico, Improta, Giuseppe, vorrei salutarli tutti, che sono tutti ragazzi che hanno reso possibile tutto ciò, perché avevano, chi aveva la pizzeria, chi aveva gruppi WhatsApp, chi insomma è riuscito ad unire un po' di persone, sono quelli che hanno portato più di 150 persone al Trafalgar Square. Allora, Tommy, noi ci diamo appuntamento sicuramente al prossimo collegamento, questo non è l'ultimo che facciamo, perché vogliamo da bordo campo il giapponese, sì. E poi ci teniamo in contatto, diciamo, per gli aggiornamenti, perché vogliamo sapere anche come continuerà il vostro campionato, no? Poi ne dico anche un'altra, noi qui abbiamo una trasmissione, si chiama Oltrata al Divano, magari qualche pre, qualche post partita, qualche intervallo collegati con voi da dove vedete la partita del Napoli, sarebbe simpatico. Con piacere, possiamo tenerci in contatto e facciamo un pre-partita insieme su Radio Napoli Centrale e intervistiamo il giapponese insieme, che ne dite? Va bene, sì, bellissimo, sì, bellissimo, grazie a Tommy Mazzara per essere stato con noi. Ciao Tommy! Grazie, ciao a voi, Tommy, ragazzi. Grazie per l'invito. E quindi abbiamo fatto a Radio Kick. Un radio calcio, no, radio kick, questa è la